Grazie Presidente. Tutti i documenti, insomma, sono, secondo me, hanno una loro connessione, molti dei quali sono stati presentati e firmati da tutte o comunque da un numero elevato, insomma, delle forze politiche presenti e dei gruppi capitolini presenti in Assemblea Capitolina. Bisogna partire da un dato che con questi ordini del giorno noi abbiamo voluto definire un percorso nel breve periodo, un percorso nel medio e nel lungo periodo, per dare ovviamente e restituire una dignità alla città d'Italia, alla capitale d'Italia. Il primo riguarda nel breve periodo il conferimento di poteri e normative speciali che si inserisce già in un disegno costituente, che è quello costituzionale, che è quello appunto dell'articolo 114,3 della Costituzione e poi delle leggi ovviamente attuative. All'interno di quel percorso Roma deve sicuramente avere la possibilità di avere un quadro diverso su alcuni fronti, dal commercio all'urbanistica, all'accesso ovviamente ai fondi legati ai trasporti, al trasporto, ai fondi nazionali sul trasporto e ovviamente a tutta una serie di tavoli tecnici che erano previsti all'interno della legge appunto di Roma Capitale, che davano la possibilità di coordinare quindi gli interventi e tutte quelle che erano le nuove funzioni amministrative conferite a Roma Capitale. Quindi sono stati presentati da parte, insomma, e firmati da parte del gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle e voglio dire alcuni sono stati sottoscritti quindi da altre forze politiche in modo condiviso, quindi si tratta di atti che hanno una rilevanza a mio avviso non solo più politica ma istituzionale e ne elenco, Presidente, alcuni, quello di avviare quindi un percorso a partire anche dalla partecipazione della Commissione di cui sono Presidente e questo ovviamente mi dà voglio ringraziare anche per questo, insomma, le dichiarazioni fatte anche dagli altri rappresentanti delle forze politiche, volta a definire una proposta di riforma per il futuro ordinamento di Roma Capitale, a partire dal rafforzamento del decentramento, quindi del tema del decentramento amministrativo, del ruolo dei municipi, entro il termine dell'occasione dei 150 anni della capitale, nel rispetto del millenario valore della città eterna, della comunità cittadina e della Repubblica italiana. Ovviamente abbiamo chiesto l'accesso a dei fondi, ai fondi europei, al fondo nazionale, come ho detto prima, del trasporto pubblico locale, al fondo a maggiori fondi nell'ambito delle politiche sociali. E quindi, Presidente, questi interventi, questi ordini del giorno danno effettivamente una roadmap al Parlamento e soprattutto danno anche una roadmap a questa Assemblea Capitolina di governare e monitorare da qui fino a fine consigliatura questa riforma, con appunto delle legislazioni speciali per risolvere alcuni interventi, come anche il programma dei fondi della 396 del 90, dei fondi straordinari di Roma Capitale, che necessario anche lì un intervento normativo. Quindi non si tratta più soltanto di piccoli interventi, ma di una vera e propria strategia di riforma dell'ordinamento di Roma Capitale, a partire da nuovi poteri speciali, a partire dall'accesso ai fondi, a partire dalla revisione di tavoli tecnici che servono anche di coordinamento tra più istituzioni per garantire che queste riforme possano migliorare la qualità dei cittadini e non peggiorarla e ovviamente ridare vita ad una città che, come ho detto nel mio precedente intervento, ha una storia millenaria e che è riconosciuta dall'intera e sarà e deve essere riconosciuta dall'intera nazione come la capitale d'Italia. Grazie.